Ciao, oggi ti voglio parlare di una cosa veramente particolare. Molto spesso, avendo a che fare con molta gente, mi trovo ad avere a che fare con frasi del tipo: io vorrei, non vorrei, ma se poi. Sì, tipo la canzone di Battisti. Allora, mettiamo i puntini sulle i. Se tu vuoi fare una cosa veramente, la fai. Punto. Non ci sono scuse. Se tu metti già solo nella frase dei condizionali è perché in realtà non la vuoi fare. Se tu vuoi realizzare qualcosa, vuoi fare qualcosa, vuoi andare in una certa direzione davvero, non ci sono scuse. O ci sono risultati o sono scuse. Sembra una banalità. Ma pensa solo a tutte le volte che hai nella tua vita usato il condizionale. Io vorrei farlo, ma poi ho paura e quindi non lo faccio, quindi scelgo di non farlo. La vita, si basa sulle scelte. Sia che le tue scelte siano connesse all'agire o al non agire, sei sempre tu che stai scegliendo. Sei tu che stai scegliendo di avere coraggio, sei tu che stai scegliendo di avere paura, sei tu che stai scegliendo di avere successo piuttosto che di fallire. Le cose, certo, se sono per il tuo bene, vengono favorite dall'universo, ma alla fine chi agisce? Devi essere sempre tu, non c'è nessuno che farà le cose per te, nessuno, nessuno, nessuno. Potranno accadere nella tua vita delle botte di fortuna, potranno, accadere delle specie di miracoli. Potranno eventi sincronici favorire il tuo percorso, ma questo perché tu hai messo in moto l'energia. L'energia l'hai messa in moto tu. Sei tu che ti sei mosso verso qualcosa, sei tu che hai iniziato a fare qualcosa. E nessuno lo può fare per te. Nessuno, nessuno, nessuno. Quindi, prenditi la responsabilità delle tue scelte, perché la responsabilità delle tue scelte è sempre tua ed è un bene questo, perché questo ti permette proprio di consapevolmente scegliere di fare un cammino oppure di non farlo, semplicemente. Quindi se tu per un qualsiasi motivo, anche se solo fosse per paura o perché non hai voglia di impegnarti, per qualsiasi altro motivo, alla fine non stai andando in una certa direzione è perché tu non ci vuoi andare. Quindi per la tua pace, per smettere di sentirti in colpa, per smettere di perdere energia e tempo nel raccontartela, guardati di fronte allo specchio e di a te stesso: io ho fatto questa scelta, non voglio ottenere questo risultato, non voglio andare in quella direzione, sto scegliendo questo consapevolmente. E tu? Perlomeno sarai più in pace. Inoltre, se ti rendi conto di questo e non è effettivamente quello che vuoi, ma semplicemente potrebbero esserci dei sabotaggi che ti portano a scegliere di non fare qualcosa, ma a livello inconscio, allora ti puoi rendere conto di questa tua scelta e puoi fare una scelta differente. Ma ricordati che sei sempre tu a scegliere. E con questo ti saluto e ti suggerisco, prima di coricarti, ripeti a te stesso: sono io che ho scelto di manifestare la giornata che ho appena vissuto. Così che se questa giornata ti ha soddisfatto, saprai di aver fatto delle buone scelte. Se la giornata non aveva niente a che fare con ciò che avresti voluto manifestare, sappi che potrai fare l'indomani delle scelte differenti. Ciao, un abbraccio!